Salve a tutti ragazzi, qui l'Acne Production, io sono Eddie. Io sono Joseph. Ragazzi, qui siamo con un nuovo squad builder della Barclays Premier League. Iniziamo subito dal nostro portiere. Abbiamo scelto Cech in porta con un 4-1-2. Abbiamo scelto Cech in porta perché non, dalle figure non mi sembrava tanto esaltante, però vi assicuriamo che è davvero molto molto forte, fa arrabbiare molto gli avversari. Sì. E il suo costo si aggira tra i 24 e i 25 mila crediti. Vabbè, ma non si possono definire i costi in questo periodo, visto che i prezzi stanno oscillando tantissimo a causa che, del fatto che il 7 gennaio, come dicono molti blog, dovrebbe uscire questo Team of the Year. E giocatori ovviamente. Chiaramente i prezzi stanno oscillando perché alcuni li abbassano per i giocatori, per farsi dei crediti, per poi comprare dei pacchetti per trovare qualche giocatore del Team of the Year. Ovviamente il Team of the Year non è altro che un Team of the Week, soltanto un po' migliorato. Quindi per esempio se, che ne so, ci va Cristiano Ronaldo, da 92 magari arriva a 95-96. Sì, meno... No, mettiamolo dopo, facciamo di dopo. Cosa? Vabbè dai, tanto si vede comunque. Eh sì. È la star della nostra squadra, che è David Luiz in forma. CDC. Perché... Comunque il ruolo si trova arancione, non è che si trova rosso, quindi si può fare. Sì. David Luiz in forma parla da sé, come del resto anche quello normale. Velocità di 79, tiro 71. Potete preferire anche quello normale, visto che è soltanto un po' migliorato questo. Comunque, siccome tiene pure 5-6 punti di tiro di più. Siccome però non l'abbiamo ancora provato, dobbiamo nel video successivo. Che vedremo, faremo una partita, un gameplay. Sì, vedremo un po' David Luiz come va. E allora il suo costo si aggira tra gli 87.000 e gli 89.000 crediti con questo modulo, col 4-1-2. Sì. Allora, l'altro difensore centrale non è della Barclays, però comunque è un brasiliano, ed è Dede. Perché abbiamo scelto Dede? La velocità molto alta, velocità 81, anche la difesa che è 81 e testa 82. Anche un buon passaggio per un difensore centrale, 70 di passaggio. Molto alto. Sì, addirittura 1,92. Vabbè, il costo non è neanche tanto elevato con questo modulo e si trova con 9.500 e 10.000. Con altri moduli si trova anche ai 4.000 crediti. Sì. Il terzino destro che usiamo è della Barclays, lui è del brasiliano ed è Maicon, una figurina molto molto omogenea. Come possiamo vedere, velocità di 85, dribbling di 80, tiro 75, difesa 82, passaggio 82, testa 77. Le abilità che variano quindi dal 75 all'85, quindi figurina completa, e per questo il giocatore nel suo complesso risulta forte, sia in difesa quanto in attacco. Un giocatore molto equilibrato. Sì, parlano le statistiche da sì. Il prezzo comunque è abbastanza simile a quello di David Luiz, magari qualcosa in più. Sì, qualche 5.000 crediti in più. Sì, sì. Poi, terzino sinistro usiamo Clichy. Terzino sinistro in Premier ce ne sono tantissimi forti. Sì. C'è Evra in forma, poi in forma. Ashley Cole. Clichy. Poi ce ne sta qualcuno pure d'argento, tipo Traoré. Sì. Dipende. Però noi il nostro preferito è Clichy, in quanto è molto molto veloce. Sembra un giocatore molto offensivo in quanto realtà... anche 79 dribbling, ma in realtà almeno con me non va mai in attacco, rimane sempre in copertura e con quella velocità riesce a coprire molti giocatori. Allora, come CDC abbiamo preso Ramirez. Sì. Ovviamente per due motivi. Il costo di Clichy, se ci siamo scordati, si aggira sui 20.000 crediti. Sì. E ovviamente sempre con questo modulo. Sì. Perché abbiamo preso Ramirez? Vabbè, oltre al fatto che è molto forte, velocità 88, dribbling 82, passaggio 79, che è molto importante il passaggio per un difensore, per un centrocampista difensivo centrale, l'abbiamo preso perché è anche brasiliano, quindi si trova anche con Dede, quindi Dede avrà un'intesa maggiore. Di 9. Cioè l'intesa, là sta scritto 7, però poi se usciamo e rimettiamo sarà 9. Sì. Poi, allora, esterno destro. Comunque Ramirez, il suo costo, sta scritto l'ho pagato di 12.000, ma in realtà l'ho pagato, cioè ho preso 12.000 e 4.500 il modulo, quindi 16.500, vabbè, già col modulo comunque si aggira tra i 16.000 e i 18.000 comunque. Sì. Anche abbastanza alto, 1,80. Sì, esterno destro, passiamo all'esterno destro, sì. È d'argento, è Miyaichi, del Wigan, giapponese.
Miyaichi ha 94 di velocità, 78 di dribbling, 53 di tiro, ma non mi fate ingannare. Joseph era testimone l'altra volta. Mostruoso. Da 35 metri, tipo, mi ha sfondato proprio Weidenfeller in forma. Quell'84, vero? Ti ricordi? Sì, sì. Quindi 4 stelle di abilità, 4 di piede debole, un gioco d'argento davvero. Molto, molto forte. Sì, sì. Il quindi, costo comunque con questo modulo tra i 28.000 e i 30.000 crediti. Vabbè, Alias qualche volta potete anche comprarlo a di meno, chiaramente. Sì, sì. Poi, esterno sinistro abbiamo preso Gareth Bale del Tottenham. Fortissimo. Eh sì. Pensate che quello in forma, se sommiamo tutti i punteggi e tutte le abilità. Se sommiamo tutte le abilità è più forte di Cristiano Ronaldo, quello in forma. Sì. Infatti la figurina è molto... Non dico più bella, però comunque è molto fa il suo effetto. Sì, sì. Allora, Bale, velocità 92, dribbling 85, tiro 79, passaggio 81, difesa 74, con esterno è tanto. Infatti, mi sembra cioè, l'intensità difensiva anche media, sì, sì, mi sembra, o media o alta. Cioè, è bravo sia in fase offensiva, cioè fa molti gol in fase offensiva, ma anche in fase... Infatti vi consigliamo di comprare non giocatori... Cioè, se avete a disposizione la possibilità di scegliere, per esempio, tra un giocatore forte soltanto, che però, per esempio, un centrocampista offensivo centrale che ha intensità difensiva bassa, non ve lo consigliamo, anche perché in situazioni critiche potrebbe dimostrarsi problematico non avere un altro uomo in più in difesa. Sì. Quindi Bale, ve lo consigliamo, il suo costo si aggira attorno ai 70.000 crediti. Qualche giorno fa l'ho preso a 63.000 con 412, vabbè, ma... I prezzi, vi abbiamo detto, ultimamente stanno impazzendo. COC Cock, usiamo Wamata del Chelsea, spagnolo. Io prima usavo Podolski a COC, però poi vedrete Podolski che usano i farini. Quindi Mata è... sceso molto di prezzo perché all'inizio dell'anno stava a 50.000, sì, anche sì. 60.000. Quindi abbiamo pagato 30.750, 4 6 di abilità, 3 di piede debole, 3 di 77 che però cioè comunque è buono, passaggio 80 abbastanza buono, velocità 83, dribbling 87 per le caratteristiche adatte a un COC. Quindi a noi piace molto. Sì. È abbastanza agile pure nei movimenti. Come attaccanti abbiamo usato Fernando Torres che avrà intesa 9. Ha fatto doppia intesa con Mata. Sì. Torres, se vede le statistiche, velocità 83, dribbling 83, tiro 82, non lo riterrete molto esaltante, ma in realtà vi assicuro che fa un sacco di gol. 23 partite questo, quasi 16 gol, ma non l'ha fatto con noi. Io l'altra volta che l'ho preso mi ha fatto 5 partite e 10 gol. Cioè una media di 2 gol a partita è ottimo. Il suo costo si aggiorna attorno ai 30.000-33.000 crediti. E lo riteniamo un attaccante davvero molto molto forte. Se poi vi trovate prendete anche Balotelli. Sì. Perché non useremo Balotelli ma bensì useremo Podolski in attacco. Podolski parte a T. Sì. Però con il modificatore che potete trovare anche a 5.000 crediti. Dipende dal tempo sempre in cui si compra. Potrete averlo a TT senza molti problemi. Podolski, velocità 87, dribbling 80, tiro 87, davvero molto forte. Infatti, quando sta sotto porta, Podolski segna molto, molto spesso. In quanto il suo tiro è. Ha solo un punto in meno di Messi in tiro, figuratevi. Quindi, contro la porta è difficile che sbagli. In quanto non so finalizzazione quanto abbia, però. Come tiro, basta che ha il tiro alto e insomma vi risolverà molti problemi. Vabbè, come mettiamoci un bel allenatore per avere intesa 100, tranquilla. Eccolo qua. Vabbè, come altre persone che vi possiamo consigliare, vi consigliamo in porta Julio Cesar se non volete spendere molto per il portiere. Sì, diciamo con i prezzi per non volete spendere molto. David Luiz normale. Sì, David Luiz quello non in forma. Dede la Dede non costa neanche tanto, quindi... Terzino destro Walker. Sì, Walker che ha velocità 91 ed è molto molto bravo in difesa. Terzino sinistro... No, alla fine Richardson però non è molto forte. Sì, cliché è il migliore secondo me. E anche il prezzo è abbastanza basso. CDC Ramirez, il prezzo quindi non è molto basso. È sceso il prezzo, quindi non... Continuerà a scendere durante queste feste, quindi... Non è un problema. Esterno destro, vabbè, Ben Arfa, sì. Che ha 5 mosse abilità. Starridge che costa ancora meno. Starridge, velocità 90. Mi piaceva. E esterno sinistro, chi ci sta di forte?
esterno sinistro Zongbia, però non è questa grande cosa. Vabbè, poi ve le vedete un po' quelle riserve. Oppure Assai D pure. Assai D è abbastanza forte. Vabbè, cioè, come COC, se no potete anche prendere Podolski. Potete metterlo invece di attaccante e prendere in attacco Balotelli, appunto. Attacco Balotelli. E un altro attaccante, Bent, no, però. No, rispetto all'anno scorso. Miraglias ci può stare. Miraglias. O Agbo, ora si vede ancora più crediti. Vabbè, per questo squad builder è tutto. E ci vediamo al prossimo video, che sarà appunto un gameplay con questa squadra. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.